Il 22 luglio del 1952 la Sala Bianca di Palazzo Pitti ospitò la prima sfilata di moda della storia, un evento che portava la firma di Giovan Battista Giorgini, che ebbe l'intuizione di lanciare la moda italiana nel mondo. Credo che non ci sia bisogno di spiegare la Sala Bianca cos'è e cosa ha rappresentato. Giorgini ebbe la visione di promuoverla per le sfilate e da allora io credo sia diventato quasi un marchio, anche se poi non è più potuta essere utilizzata. Adesso Firenze celebra i 70 anni da quella prima sfilata nel prestigioso salone da musica e da ballo che da quel momento avrebbe ospitato le sfilate per oltre 30 anni. Celebrazioni speciali a Villa Favard, la sede del Polimoda, per ricordare come l'eccellenza italiana parta proprio da qui. La nostra storia è legata direttamente alla grande intuizione di Giovan Battista Giorgini, che partì da casa sua nel giardino Torrigiani e poi con il successo che ebbe in poche stagioni, era la quarta edizione delle presentazioni qui a Firenze, fu costretto, e viva Dio che scelse la Sala Bianca di Palazzo Pitti, che oggi è diventata per certi versi l'immagine assoluta di quello che è stato il successo del Made in Italy. Lì è partito e lì si è costruita anche un'immagine unica che gli altri paesi non erano stati in grado di creare.